Cristiano Luzzago, nonostante il freddo invernale, non rinuncia alla sua passione per le inglesi, a bordo di una delle sue Austin Healey. Amici collezionisti, oggi parliamo di una delle vetture inglesi più amate, in quanto era una vettura di piccole dimensioni ma particolarmente potente. Si tratta della Austin Healey 3000 Mark III. Abbiamo già avuto occasione di fare un altro documentario nel quale abbiamo parlato di tutta la genesi delle vetture Austin Healey, ma sfortunatamente non avevamo a disposizione questo modello per poter approfondire alcuni dettagli. Come sappiamo, la Austin Healey è un binomio che nasce dall'unione della casa automobilistica Austin e da Donald Healey, che era un pilota, corridore e un costruttore di automobili, che ebbe una grande esperienza nella produzione di tanti modelli sportivi, quali ad esempio la Nash Healey, che era una vettura di dimensioni maggiore, americana, disegnata da Pininfarina e dalle quali appunto la Austin Healey comunque trae delle importanti radici. Le Austin Healey, o Big Healeys come venivano denominate, furono prodotte con i primi modelli 2006 cilindrata nella versione 4 cilindri e successivamente 6 cilindri, per poi maturare con la produzione delle 3000. Le 3000 ebbero tre serie, la prima che era ovviamente la meno potente, la seconda che era quasi identica alla prima tranne per il modello ultimo di produzione, la BJ7, che è molto simile alla Mark III, e appunto la Mark III che è quella che sicuramente offriva al pubblico, in particolar modo americano, che come sappiamo apprezzava molto le vetture inglesi sportive, e infatti la metà delle Austin Healey prodotte furono vendute proprio negli Stati Uniti, ed era un modello che aveva delle implementazioni tali da essere particolarmente apprezzato sul mercato di oltremare. I modelli Mark I e Mark II erano molto spartani. Solo con l'avvento della Mark II della seconda serie e della Mark III abbiamo un prodotto che è veramente molto più confortevole. Infatti le modifiche, al di là della meccanica che viene aumentata di potenza, infatti la Mark III è quella che rispetto alle altre è la più prestazionale ed è un'auto con 148 cavalli da 194 km orari, quindi con una forte iniezione di cavalli dati anche dalla riformulazione degli alberi a cam, delle molle e dei carburatori. È anche una macchina particolarmente abitabile, completamente ridisegnata negli interni, e capote, parabrezza e finestrini ascendenti la rendono veramente una vettura molto più fruibile e molto più comoda nell'apertura e nella chiusura rispetto ai modelli precedenti. Osservando l'abitacolo della 3000 Mark III BJ8, anche i meno esperti del modello possono notare immediatamente tutta la plancia del cruscotto, che è completamente rivestita in radica con un cassettino porta oggetti e che ha gli strumenti neri invece che quelli classici in color grigio verdino. Un altro dettaglio è tutta la plancia centrale e il bracciolo, e un altro particolare è anche l'accensione, che mentre nei modelli delle Austin Healey precedenti avevano la chiave di accensione e il pulsante di avviamento, in questo caso viene unificata con un'unica chiave che fa accensione ed avviamento. Altra particolarità che rende più fruibile e soprattutto consente il trasporto reale di due passeggeri posteriormente è la forma della capote, che viene rialzata, oltre ad essere molto più comoda nell'apertura e nella chiusura, quindi senza la necessità di dover smontare il telaietto e riporlo nel vano posteriore o nel baule, e le sospensioni rinforzate sia sulle molle anteriori che sulle balestre, che rendono la vettura un po' più alta ma le consente di avere una maggiore capacità di carico e quindi di introdurre i passeggeri posteriori.
Questa vettura monta uno scarico sportivo desiderato evidentemente dal proprietario, ma la Austin Healey fece dell'impianto di scarico silenziato di questa vettura il suo cavallo di battaglia in quella che fu la campagna pubblicitaria. Infatti, differentemente dai modelli precedenti che avevano uno scarico molto lineare con un unico silenziatore, questo si sviluppava a S al di sotto del corpo vettura con più silenziatori e quindi andava a incrementare tutte quelle prestazioni di silenziosità che, abbinate a una motorizzazione più potente, a maggiore velocità e a maggior comfort, fece di questa vettura veramente l'ultima erede di una grande gamma di vetture, la più perfezionata, la più ambita e la più gradita dal pubblico. La Mark III ebbe un'ulteriore evoluzione nella sua produzione e fu la cosiddetta fase 2, che si distingue per le luci di posizione e gli indicatori di direzione sia anteriori che posteriori, che vengono praticamente raddoppiati e di conseguenza la vettura non ha più soltanto due fanalini anteriori ma ne ha quattro e lo stesso sul posteriore. Un particolare di questa vettura sono i due fari aggiuntivi. Molti mi domandano, perché spesso questa cosa si nota sulle vetture inglesi, perché sono uno diverso dall'altro. Ebbene, perché all'epoca c'era la consuetudine di montare un faro proiettore con uno spot di profondità e uno che invece avesse un irraggiamento orizzontale per poter colmare appieno tutta la superficie stradale. Si è svolta il 27 e 28 novembre l'undicesima edizione della Coppa della Presolana, con grande soddisfazione del presidente Ugo Gambardella e di tutto lo staff organizzativo del Club Aerobico Auto e Moto d'Epoca. Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio è stato il duo bresciano Lorenzo e Mario Turelli, a bordo della FIDA Lancia Aprilia. A rendere la competizione ancora più spettacolare e suggestiva è stata certamente la neve, che ha imbiancato le strade, gli alberi e i tetti delle case, un paesaggio dunque da cartolina, tipicamente natalizio, che è piaciuto tanto ai partecipanti. Da sottolineare la presenza di numerosi giovani provenienti da tutta Italia che a bordo delle loro auto d'epoca e Youngtimer hanno preso parte alla manifestazione con grande entusiasmo. Un segnale positivo che dimostra come il motorismo storico non sia più un tabù per le nuove generazioni. La Coppa della Presolana non è stata solo una gara di regolarità per auto d'epoca, ma anche un evento turistico che ha fatto conoscere alcune delle peculiarità del territorio, come ad esempio i mercatini di Natale di Castione della Presolana ed il mercatino agroalimentare di Berzo San Fermo. Tra le novità il trofeo Banca Galileo, con la presenza della D di Banca Galileo Ezio Ronzoni, che ha gareggiato a bordo della sua rombante auto bianchi A112 Abarth e di figlio Andrea, invece al volante di una Fiat 1100 103 TV.
questa gara è una delle gare tradizionali organizzate dal Club Aerobico, perché rievoca una gara che c'è sempre stata nella nostra provincia. Io ho partecipato un po' a tutte queste gare perché faccio parte di questo club. La gara è piacevole, fatta in genere da poche persone, molti sono del nostro club, ma molti io vedo con gioia che quest'anno ci sono tanti anche personaggi importanti della regolarità, per cui stiamo aumentando il nostro livello, questo fa piacere. Le sue aspettative sulla Presolana di quest'anno? Ma ho visto che il meteo dà qualche fiocco di neve. Come vede l'evento? È la prima volta che partecipa? No, ho già partecipato 2018, mi sembra 2019. Quindi immagino abbia già delle aspettative sulla... Ma l'ultima volta l'ho vinta, oggi sarà un po' più dura. Manco da 4-5 anni, quindi sono curioso di rifarla per vedere le diversità. Aspettative dalla manifestazione? Divertimento, qua ci siamo sempre divertiti, quindi di sicuro ci divertiremo anche questa volta. Pronti per la partenza? Prontissimi. Ci proviamo un'altra volta, siamo stati qua già nel 2017, è una gara molto piacevole e ci siamo volentieri. Per noi rimane un po' lontano, però lo sforzo si fa. Secondo me la manifestazione rivale. Ho iniziato quando ero più piccolo, navigavo il papà e quindi è la gara di casa, è la gara che più attendiamo. Papà con cui sei in gara, quindi una sana competizione, sì, di famiglia. Sì, no, ma siamo qua per divertirci, farci due risate. Aspettative sulla manifestazione di questo weekend? Sicuramente sarà una manifestazione bellissima come sempre. Dicono che anche nevichi un pochino, perciò sarà magari anche divertente, molto più divertente che senza neve. Vediamo in una duplice veste, sia come sponsor della manifestazione e sia come navigatore di una bellissima macchina che è il numero uno. Sì, esatto, è una Fiat 520 del 1928, il mio pilota Franco Spagnoli, fantastico, va tenuto un attimo a stecchetto, cercato di, però diciamo che ci siamo divertiti. Noi ci divertiamo, gara bella, stupenda, Club Aerobico non si smentisce mai in tutto, quindi speriamo domani di fare un ottimo risultato. Siamo messi bene, speriamo di chiudere bene anche per gli strumenti e per tutto quanto. Banca Galileo ha aderito fin dall'inizio alla voglia di ripartire in questo territorio bergamasco, la Val Seriana, che negli anni scorsi è stata, ahimè, famosa per altri avvenimenti. Questo invece è stato un segno tangibile della volontà di tutti noi bergamaschi di ripartire, e Banca Galileo ovviamente ha supportato il Club Aerobico nell'organizzazione di questa gara, che ha voluto dire una ripartenza determinata. È stata una gara meravigliosa perché abbiamo anche finalmente visto la neve in anteprima. Ho avuto anche la possibilità di cimentarmi in qualche strada un po' scivolosa e di divertirmi un po' con la mia macchinina. Abbiamo visto che erano due ronzoni iscritti, c'era anche tuo figlio con una splendida 1100-103 TV. Come è andato questo derby in famiglia? Ahimè, il passaggio generazionale sta avvenendo in maniera splendida. Mio figlio è oramai più bravo di me e quindi io sono orgoglioso di farmi battere anche in questa manifestazione. Colgo anche l'occasione per ringraziare Ugo Gambardella, che ha proposto questa iniziativa al nostro comune, e essendo la seconda volta con cui collaboriamo con lui abbiamo aderito volentieri. Cade in un contesto della quarta domenica del mese, che per noi è l'appuntamento fisso del nostro mercato chilometro zero, di conseguenza il connubio del conoscere il territorio con la presenza di queste bellissime auto che vengono da parte di fuori paese.
la manifestazione si è svolta con i patrocini del comune e che abbiamo garantito la massima sicurezza nella entrata e uscita dal circuito. Purtroppo il clima non è stato favorevole e ha limitato fortemente la presenza di spettatori. Ci auguriamo di poter riospitare nuovamente questa manifestazione, magari con un clima migliore, in maniera da poter valorizzarla ancora di più e da poter ospitare anche maggiori spettatori. Diverto ancora a fare queste manifestazioni, è stata molto interessante la manifestazione, l'avevamo sfiorato il podio l'ultima manifestazione penso 2 anni fa e il vincerlo in mezzo a tutti questi amici, perché è un gruppo di amici questi organizzatori, fa molto piacere. Senti, a tuo fianco sempre inossidabile e onnipresente papà che ti ha navigato come al solito alla grande, avete vinto su equipaggi top driver di un certo livello con anche prove molto tecniche e ho visto anche molto impegnative. Sì, sì, ribadisco sempre questo concetto che d'altronde si vince in 3, driver, un buon navigatore e una macchina in perfette condizioni, questa è la ricetta che custodiamo ben stretta. Siamo alla fine della manifestazione, sta iniziando a nevicare, non ha nevicato solamente questa mattina, quindi una competizione, una manifestazione invernale quale è la nostra, la Coppa della Presolana, aspettava la neve, l'abbiamo avuta, siamo stati contenti di averla, ci siamo un po' preoccupati perché purtroppo la neve è caduta in modo copioso durante la notte, ma siamo riusciti a concluderla nel migliore dei modi con un grosso risultato anche da parte dei partecipanti che si sono divertiti e che hanno ricominciato a frequentare le nostre manifestazioni dopo il periodo terribile che abbiamo vissuto, soprattutto in questa provincia, soprattutto nella valle che abbiamo frequentato e abbiamo visitato in questi 2 giorni. Questo è stato il primo trofeo Banca Galileo e un grosso grazie a Ezio Ronzoni, suo amministratore delegato, che ha voluto anche quest'anno, perché non è una novità che la Banca Galileo ci stia vicino, questa volta in modo più deciso, perché ci ha consentito di organizzare questa manifestazione. Questa manifestazione è stata possibile grazie ai nostri sponsor, un main sponsor è stato appunto Banca Galileo, e ci ha consentito anche di proporre una manifestazione accessibile ai ragazzi, accessibile ai giovani. Sono molto contento del risultato perché ho visto tutti veramente contenti di essere qui. È stata un'esperienza di ripartenza che spero di poter ripetere nelle prossime manifestazioni. Il Club Rotico è sempre lieto di accogliere questi amici, spero che in futuro le manifestazioni si possano svolgere in modo anche più regolare di quanto abbiamo potuto fare questa volta. Sappiamo tutti qual è la situazione della pandemia, non siamo noi a poter decidere. Speriamo veramente con il prossimo raduno della solidarietà di vedere ancora tanti amici e di renderli tutti contenti di aver partecipato alla nostra manifestazione. Con questo ringrazio tutti, ormai si stanno spegnendo le ultime luci e noi ce ne andiamo ricordando questi 2 giorni come giorni importanti e giorni piacevoli di ripartenza per tutti noi.
è svolta a Roma il 25 e il 26 novembre la Convention 2021 di ASI. Folta rappresentanza del mondo politico al convegno nazionale che l'Automoto Club Storico Italiano ha organizzato con il titolo Fenomeno Classiche, i veicoli storici come risorsa per il sistema paese. Sono intervenuti Alessandro Morelli, viceministro Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Palmiero Perconti, consigliere di Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, l'onorevole Giovanni Tombolato, presidente dell'Intergruppo parlamentare per i veicoli storici, il senatore Ugo Grassi, Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale ANCI, Ivan Drogo Inglese, presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano, Danilo Moriero, segretario generale Città dei Motori, Fausto Fedele, direttore Motorizzazione Centro Italia, Edoardo Magnone, presidente del Registro Fiat Italiano e diversi parlamentari di Camera e Senato. Tutti uniti da uno stesso concetto ribadito più volte. Siamo vicini al mondo dei veicoli storici. Un mondo rappresentato al convegno ASI dai delegati degli oltre 300 club federati di tutta Italia. Presenti in sala più di 500 persone a suggellare il ritorno degli eventi in presenza. Dal convegno è emerso un messaggio chiaro. Il motorismo storico è davvero un elemento chiave per rimettere in moto questa bellissima macchina che si chiama Italia. E l'ASI prosegue con coerenza e concretezza il suo percorso virtuoso in ambito sociale e culturale al servizio delle istituzioni. L'ASI si sta muovendo su tre direttrici principali: cultura, turismo e occupazione. Preservare i veicoli storici come beni culturali, promuovere i nostri territori e le loro vocazioni primarie e secondarie, sviluppare la filiera professionale altamente specializzata e creare nuove opportunità per i giovani. La prima giornata si è conclusa con l'annuncio ufficiale da parte di Ivan Drogo Inglese, presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano, dell'ingresso del motorismo storico in questa istituzione. È stata creata un'apposita commissione, la cui presidenza è stata affidata ad Alberto Scuro. Nella seconda giornata, i tavoli di lavoro appositamente strutturati con il coinvolgimento di tutte le commissioni hanno permesso una globale condivisione delle problematiche e uno sviluppo dei progetti da promuovere nel prossimo futuro. Iniziata la Convention 2021 di ASI, un parterre sicuramente eccezionale, abbiamo avuto storia, cultura, territorio e passione. Questo convegno Fenomeno Classiche è una cosa che mi soddisfa molto perché c'è stato un incontro tra tantissimi attori diversi di questo fantastico mondo del motorismo storico, sia come appassionati, quindi come esponenti di ASI, presidenti dei club e quant'altro, ma il mondo delle istituzioni e il mondo della politica si sono fatti vivi in maniera determinante. Abbiamo avuto un confronto di idee mirato a far tutti mente locale su quello che è la strada da percorrere e alla fine è uscito un'unica voce, che è quella di fare squadra. Tutti insieme possiamo dare una svolta a questo mondo facendo diventare il motorismo storico un asset identitario importantissimo per il futuro del paese. Insieme lo possiamo veramente fare. Presidente, allora è vero, l'abbiamo sentito prima nel suo intervento, veramente il motorismo storico è un asset importante per la valorizzazione della cultura del territorio del patrimonio italiano. L'Italia è il paese della bellezza e belli nei nostri borghi ci sono i campanili, le chiese, i palazzi, i resti di una grande civiltà. Ma belle nelle nostre città sono anche le città dei motori, sono anche gli appassionati di questa bellissima arte che coniuga la scienza con il gusto della vita. È un patrimonio da valorizzare. I comuni italiani sono pienamente disponibili, insieme con ASI, a fare un'azione di squadra. Tutte le città d'Italia, di qualunque colore politico, sanno perfettamente che questo patrimonio è un patrimonio che può diventare anche un'occasione di ricchezza, di crescita, di valorizzazione della tradizione. Insieme riusciremo a portare avanti questo progetto che oggi sembra un sogno, ma che deve diventare realtà. Qual è il lavoro dell'intergruppo parlamentare legato alle attività del motorismo storico?
In questo caso si chiama tutela dei veicoli storici, deve pensare, interfacciarsi con tutte le associazioni, tutte le associazioni devono collaborare e tradurre in legge queste indicazioni per far crescere il nostro settore. Io sono mega appassionato fin da bambino e quindi dico il nostro settore, che è l'automobilismo storico. Questo deve fare l'intergruppo, discutere trasversalmente, perché nell'intergruppo ci sono rappresentati tutti i gruppi, tutti i territori, e quindi dobbiamo lavorare tutti insieme, perché non vince mai il singolo, vince la squadra. C'è una percezione ormai diretta e consapevole dell'importanza come asset del motorismo storico in Italia? Molto. Motorismo storico in Italia, lasciamo stare gli ultimi 2 anni che c'è stata questa battuta d'arresto, è molto sentito. Basta guardare alle manifestazioni dove ci sono delle auto, quanta gente viene. Ed è il bello che le persone proprietari del mezzo, che possono essere i restauratori anche, sono là e con molto orgoglio spiegano. In questo modo noi dobbiamo coinvolgere i giovani, perché bene o male, se i giovani non si affezionano alle auto storiche, a questo mondo, fra pochi anni non ci sarà più nulla. L'ASI in questi oltre 50 anni di attività, come ho ricordato, ha fatto veramente un'attività esemplare e io credo che gli vada dato un riconoscimento, un ruolo in questa visione che cerchiamo di realizzare. Quindi la nomina di Alberto Scuro come presidente della Commissione Motorismo Storico direi che era un passaggio assolutamente inevitabile. Un grande lavoro da parte della comunicazione dell'ASI, oggi una grossa presenza istituzionale, sempre di più la certezza che ASI è riconosciuto come l'ente primario a livello istituzionale per la gestione e la valorizzazione del motorismo storico. Certamente la forza dei tesserati è con noi. Oggi abbiamo dimostrato con una sala stracolma che c'è tanta voglia di riunirsi, tornare a stare insieme e affrontare le tematiche che ci stanno a cuore, tra cui quelle che riguardano appunto il motorismo d'epoca e come valorizzarlo e proteggerlo negli anni. Questa convention sta andando molto bene, c'è una grande presenza, come dicevo, ma anche voglia di fare, voglia di stare insieme. Dopo una prima giornata di lavoro attraverso un convegno con presenze straordinarie ed argomenti veramente interessanti, ci sarà una seconda giornata di lavoro e gruppi di lavoro che si mettono insieme per progettare il futuro dell'ASI. Presidente, il suo intervento è incentrato sulle emozioni, emozioni e passione e tradizione. Sì, l'emozione, la passione per il prodotto, la passione per la storia, quello che fa la differenza, ecco, quello che fa venire qui la maggior parte degli associati per festeggiare questa occasione, questa convention, per ritornare insieme e pensare insieme all'ASI del futuro. Abbiamo parlato anche di industria, di cultura, di storia, di stile. Possono essere elementi distintivi anche di un futuro, specialmente nel nostro paese, legato al motorismo storico? Ma certo, quello che ho provato a spiegare nell'emozione del momento è che amare la storia, conservare la storia, preservare la storia non è soltanto un fatto culturale, ma è proprio un fatto anche strutturale. Cioè la storia dell'automobile, ma anche degli altri mezzi di trasporto, della mobilità, dei veicoli, di queste industrie, di questi marchi, di questa qualità, di questa creatività, deve essere un elemento di ispirazione per il futuro. Dobbiamo guardare quello che facevano i nostri antenati, cercare di imitarli, non avere paura dell'innovazione, credere in quello che facciamo, appassionarci, trasmettere questi valori alle nuove generazioni, ai giovani.
attrarre anche i giovani nelle aziende, quindi attraverso anche il racconto di queste belle storie che sono belle da raccontare, storie di uomini mossi dalla passione, e quindi diventa strutturale perché diventa un modo di rilanciare l'Italia, perché solo noi abbiamo questa storia, la storia fa la differenza, a parità di tutto, in un mondo complicato, in un mondo molto competitivo, la storia per l'Italia può fare la differenza. Nella sua veste, col doppio cappello, sia di vicepresidente ASI che presidente Pininfarina, con l'ausilio delle istituzioni, si riuscirà veramente a portare avanti questo progetto di ricambio generazionale? Ma io credo che oggi sia passato il messaggio di fare squadra. ASI vuole assolutamente fare squadra con tutti, anche con quelli con cui magari c'è qualche disaccordo. Si cerca invece di trovare un terreno comune, di trovare una sintesi per fare squadra e andare avanti e costruire un movimento sul motorismo storico che sia al passo coi tempi, che sia aggiornato. Tra l'altro avremo anche questi tavoli di lavoro che ci consentono anche di confrontarci con la base per capire su varie tematiche dove può migliorare l'ASI, come può andare avanti, dove può evolversi. Ma comunque anche la presenza di tutte queste istituzioni, dei gruppi parlamentari, l'ANCI e anche altre istituzioni, oggi è il messaggio, l'idea proprio di fare squadra è importante. Credo che forse questo non è un punto forte dell'Italia, fare squadra, però riusciamo a farlo nell'emergenza. E quindi, siccome siamo tutti un po' in emergenza, io penso che questa volta ASI riuscirà. L'abbiamo sentita oggi nel suo intervento anche emozionato. Che effetto fa ritornare a questo incontro in presenza, tra l'altro con una platea di ben 500 appassionati, che il vero motore è la vera forza di ASI? Sì, io sono diventato vicepresidente 2 anni e mezzo fa, in tempi abbastanza complicati perché non conoscevo, diciamo, il dettaglio della macchina organizzativa dell'ASI, eccetera. Poi quando ho cominciato a entrare un po' nella parte, siamo rimasti tutti confinati, quindi c'erano le prime riunioni che avvenivano ed erano per telefono, erano molto 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 complicate. Poi abbiamo migliorato il modo di comunicare, però non c'era quella presenza che c'era stata i primi mesi, quindi ritornare alla presenza è sicuramente una cosa bella, perché l'ASI è fatta proprio di comunicazione, di contatto diretto, di scambi diretti, ecco. Parlando dell'uomo Paolo Pininfarina, ritornando alle emozioni, lei guardandosi allo specchio la mattina e capendo che lei è Pininfarina, si è sentito mai emozionato? Ma sono abbastanza abituato, perché diciamo che ho vissuto 54 anni con mio padre, diciamo che da quando ho 10 anni che mi sembra di lavorare alla Pininfarina, quindi in azienda sono solo da 40 anni, ce ne sono poi degli altri, quindi per me è una cosa abbastanza naturale, è una responsabilità ma anche un grande onore, un grande piacere. Per quanto riguarda l'ASI, vi dico una cosa che pochi sanno, che l'ASI è stata definita in una riunione nel giugno del 66 nell'ufficio di mio nonno alla Pininfarina di Grugliasco, quindi mio nonno sarebbe stato uno dei soci fondatori, ma purtroppo era mancato 2 anni prima, quindi partecipò mio padre a questa riunione a giugno del 66. Quindi potete immaginare che quando si torna in presenza all'ASI io possa essere un po' emozionato.